spettatori di Fiscal News, benvenuti in questa meravigliosa città campana, Salerno, tra la costiera amalfitana e quella cilentana. Tra poco, qui presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, si svolgerà questo convegno di aggregazione tra due ordini territoriali, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia e quello di Salerno. Ma prima vi lascio alle meravigliose immagini che ho girato qui col mio tecnico per farvi vedere questa meraviglia del nostro scenario italiano. A tra poco. Salerno e i suoi dintorni, con la sua storia e il profumo di mare che ti accompagna mentre fai shopping, pranzi, ceni o fai colazione. Weekend, quello del 20 e del 21 settembre scorso, che ha riunito commercialisti di tutta Italia e non solo. Su iniziativa dei due presidenti degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno e Perugia, Salvatore Giordano e Andrea Nasini, si è svolto il convegno Il commercialista per il sociale e nel sociale, la centralità del commercialista negli enti del terzo settore, presso il prestigioso Salone dei Marmi del Comune di Salerno. Commercialisti e finanzieri, insieme nella legalità, il commento condiviso dal generale della Guardia di Finanza di Salerno, Danilo Petrucelli. Ed è proprio per festeggiare il patrono dei commercialisti e della Guardia di Finanza, San Matteo, che i presidenti degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Salerno e di Perugia si sono riuniti in una tavola rotonda di aggregazione per costruire propositive interrelazioni sociali. In un contesto di formazione professionale con la centralità del commercialista negli enti del terzo settore, dal quadro normativo precedente a quello attuale sono emerse le criticità operative del decreto legislativo 117-2017. Presidente Canfora, lo ringrazio, non è potuto venire, diciamo, è impegnato, tra l'altro lui è anche sindaco, quindi in effetti purtroppo non è potuto intervenire, ovviamente intervengo io per l'ordine di Salerno, padrone di casa, in coabitazione, perché sostanzialmente mi sento di ospitare, ospitare nel senso pieno della parola, quindi mi sento che questo convegno è assolutamente di Salerno, di Perugia. Volevo salutare naturalmente anche Marcella Caratura, presidente di Milano, che in un primo momento, voglio dire, anche lei, poi purtroppo per impegni istituzionali non è potuta intervenire a Salerno, ma la ringrazio perché noi l'avremmo comunque organizzato, ma non sarebbe venuto così. Quindi è questo, diciamo, il plauso che io faccio all'ordine di Perugia, che ha già dato un là per poi, come voglio dire, creare un qualcosa che, cioè, io sono emozionato perché vedo una platea molto che potesse portare a Salerno un po' di gente per discutere su delle tematiche di categoria, ma soprattutto per dare un segnale rispetto soprattutto a un rapporto che secondo me è indissolubile tra la sacralità e la professione. San Matteo ha abbandonato tutto per abbracciare ovviamente una fede, per abbracciare Cristo. Io sostanzialmente, fatemelo dire, dico che i commercialisti abbandonano tutto per, come dire, essere i tutori della fede pubblica, anche la famiglia. Io a volte, come voglio dire, ho rischiato di essere cacciato di casa
impegnarmi non solo per la professione, sotto la professione, lasciatemelo dire, ci sono clienti, ci sta un territorio, ci sta la crescita del territorio e ci sta la nostra voglia di voler essere protagonisti attivi. Quindi naturalmente io rivendico da parte dei commercialisti la possibilità, o meglio, di questo esempio di San Matteo, di abbandonare tutto il resto e concentrarsi sugli obiettivi che noi poi riteniamo da sempre e sono, diciamo, il nostro DNA. Ripeto, nessuno ci può togliere l'esercizio della fede pubblica, che è quello che ci distingue, la voglio sottolineare, rispetto agli abusivi, a coloro che non sono iscritti, ha detto prima il comandante della Guardia di Finanza, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In sala c'è il consigliere dell'Ordine di Perugia, e un ringraziamento a Salvatore Sasà, perché è stato, diciamo che questa cosa è partita come uno scherzo. Un giorno ci siamo incontrati in una delle tante assemblee che si svolgono, dove ci troviamo insieme al Consiglio Nazionale. Noi festeggiavamo già da qualche anno la ricorrenza di San Matteo e naturalmente poi trovandoci gomito a gomito con chi San Matteo ce l'ha in casa, non potevo perdere l'occasione per lanciare questa sfida. E poi Salvatore è stato così bravo a tirar fuori il meglio di sé, ha trasformato in un evento che poi, per quello che vedo, la location, ma soprattutto la partecipazione in sala, è un evento di grande rilevanza. Saremo insieme un paio di giorni, assisteremo anche alle funzioni religiose, per cui è un primo gemellaggio proprio nell'idea di essere insieme, anche se abbiamo una distanza da colmare. Oggi le distanze poi non rappresentano poi un problema, ma anzi talvolta possono essere anche un'opportunità, come in questo caso. Staremo insieme, oggi affrontiamo questo argomento del terzo settore, che poi, come ha accennato anche Salvatore, è un'opportunità per noi. Lo è sicuramente, e dobbiamo essere bravi però a sfruttarla nel termine buono della parola, ma soprattutto a non fare in modo che poi qualcun altro, no, riesca in qualche misura a infilarsi in dei meandri o comunque in degli spazi che lasciamo scoperti. Dobbiamo assolutamente presidiare. È ottima l'iniziativa che è stata portata avanti dal Consiglio Nazionale nel sottoscrivere un protocollo a livello nazionale, che poi ci viene chiesto di replicare a livello territoriale. Lo faremo sicuramente, e lì bisogna, lo dico a me stesso soprattutto, presidiare, fare attenzione, perché vorrei che non si trasferissero poi le nostre competenze ad altri, che poi in qualche modo le possano utilizzare pro domo loro. Quindi sicuramente è utile, dobbiamo farlo, rientra anche nell'ambito, diciamo, poi di collaborazione sia con le istituzioni che con altri soggetti che comunque si occupano in un certo senso del mondo e anche del terzo settore. Però facciamolo con attenzione, perché in altre circostanze poi hanno rubato le nostre conoscenze, le nostre competenze tecniche, e in qualche misura poi ci hanno, scusate il termine, ci hanno fregato. Io vi lascio ai saluti di benvenuto introduttivo proprio del presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Salerno, Salvatore Giordano, che ha creato questo convegno, e quindi noi lo ringraziamo a nome appunto anche dell'Umbria. Sì, no, io per la verità devo ringraziare invece Andrea Nasini, presidente di Perugia, che da una chiacchierata poi con la cara donna di Milano pensava di organizzare qualche cosa. Noi naturalmente abbiamo come santo patrono San Matteo, e quindi appena mi ha detto questa cosa l'ho colta a balzo praticamente, e quindi in effetti ci siamo messi d'accordo, e da una cosa nata per caso in un'assemblea dei presidenti poi è venuto fuori un convegno di cui, insomma, sono contento e orgoglioso per la categoria, non per Salerno ospita, però poi in realtà i contenuti e le persone naturalmente sono di tutti i tanti, assolutamente. Quindi l'obiettivo di questo convegno qual è?
L'obiettivo di questo convegno era di far conoscere, a parte Salerno, che i commercialisti vogliono essere attori dell'economia, vogliono essere quindi al centro per migliorare la produttività dei territori. Io parlo in particolare di Salerno, ma voglio dire un po' in generale, e il fatto che un sacco di gente abbia poi raccolto questo messaggio, l'abbia compreso, vuol dire che la categoria è unita da questo punto di vista, vuole migliorare e quindi vuole traghettare l'Italia fuori da questa crisi che sembra non finire mai. Allora ringraziamo quindi anche noi di Fiscal News il nostro presidente dell'Ordine di Salerno. Grazie a voi, grazie. Poteva mancare il benvenuto introduttivo del presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia, il professor Andrea Nasini. Grazie Cristina, è un'occasione per vedersi, per incontrarsi e per festeggiare San Matteo, che ci protegge e ci deve proteggere e ci dovrà proteggere sempre di più. È una bellissima città, una bellissima cornice, palazzo comunale, un'ospitalità fantastica dai colleghi di Salerno, per cui ci sono veramente tutti i presupposti per trascorrere 3 giorni all'insegna di studio, però anche all'insegna dello stare insieme. Lo ritengo fondamentale, questa unione tra colleghi, questa aggregazione tra colleghi, esatto, perché lo stare insieme ci rende necessariamente più forti, ci fa diventare veramente una squadra e ci fa combattere, nel vero senso, nel senso buono naturalmente del termine, ci fa combattere contro chi in qualche modo cerca di occupare degli spazi che dobbiamo presidiare, dove dobbiamo esserci, e tra questi naturalmente il terzo settore. Abbiamo competenze per affrontare le tematiche che sono relative a questo argomento, che sono relative appunto al terzo settore, agli enti no profit, oggi enti proprio del ETS, quindi enti di terzo settore. C'è una normativa che ha avuto recentemente delle importanti modifiche, ne avrà ancora nel corso dei prossimi mesi, e qui dobbiamo necessariamente stare attenti a non farci sfuggire le occasioni che in questo momento appunto ci viene offerta. Secondo me abbiamo tutti i presupposti affinché riusciamo a fare un buon lavoro, stiamo insieme, trascorriamo una festività, festeggiamo il patrono di Salerno, ma festeggiamo anche il nostro patrono. Viva i commercialisti d'Italia! Senti Andrea, mi scusi Presidente, Andrea. Visto che sono anche una commercialista, ecco, ogni tanto. Allora io tipo, esatto, no? Diciamolo pure, sono iscritto, ho l'accento partenopeo, ma sono iscritto. Sei a casa, dai, ora sei ecco. A casa. Senti Andrea, io ti voglio porre, però ti porgo l'invito del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Messina, il dottor Enrico Spicuzza, che mi ha chiesto di invitare il Presidente dell'Ordine di Perugia, quindi i suoi iscritti, per organizzare un convegno presso la meravigliosa Taormina. Cosa gli rispondiamo? Gli rispondiamo che la distanza è ancora maggiore rispetto a qua, però se le cose si fanno per tempo, si riescono a organizzare, andiamo anche a Taormina, sicuramente sì, anche perché l'invito a Taormina, al di là che è un invito riservato e al di là che è un invito che ci pone il Presidente dell'Ordine, il nostro collega di Messina, non possiamo mancare a Taormina per ovvie ragioni, come non potevamo mancare chiaramente qua a Salerno. Quindi possiamo dire che andiamo a Taormina, assolutamente. Grazie a voi. Qui il generale Danilo Petrucelli, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno. Benvenuto. Grazie. Per me... Allora, senta, un benvenuto introduttivo per questo evento di aggregazione tra vari ordini territoriali. Sì, per me che sono qui a Salerno da poche settimane è anche un'utile opportunità per presentarmi alla cittadinanza e poi anche in particolare ai professionisti, ai commercialisti e agli esperti contabili, soprattutto per lanciare un messaggio importante secondo me, che siamo entrambi alla fine impegnati a interpretare e applicare la normativa tributaria. Delle norme di non facile lettura, quindi l'approccio deve essere quello di collaborazione e di sinergia. Quindi vogliamo
rappresentare questa collaborazione con tra commercialisti, facendo una stretta di mano tra la Patrizia Angeli, che è una commercialista, e il generale? Beh, più collaborazione di così. E qui con noi il dottor Maurizio Postal, consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili, delegato a no profit e fiscalità. Benvenuto. Grazie. Allora, dottor Postal, mi piacerebbe entrare nel merito di questo codice del terzo settore, ovvero decreto legislativo 117/2017, entrato in vigore il 3 agosto 2017. Vorrei sapere quali sono le novità salienti. Ecco, preciso che la riforma è composta da tre decreti legislativi del 2017, lei ha citato il codice del terzo settore, diciamo altrettanto quasi importante c'è il decreto 112, sempre del luglio, in questo caso 2017, che riguarda l'impresa sociale, che diventerà sicuramente una figura del terzo settore che acquisirà molta importanza, prevediamo. Ecco, come dicevo e come lei... Una delle novità importanti è questo registro, l'istituzione di questo registro unico nazionale, ce ne parla? Sì, registro unico nazionale che darà il via in realtà alla riforma, perché fino a quando non c'era il registro in realtà nessun ente non profit può assumere la figura di ente del terzo settore, solo con l'iscrizione questo avviene. Doveva essere emanato il decreto che avrebbe previsto le regole di funzionamento del registro unico nazionale entro il 3 agosto scorso, questo non è avvenuto e sicuramente stiamo tutti attendendo questo passaggio perché è fondamentale. Senta, oltre 20 decreti attuativi mancano. Sì, ne mancano parecchi, fra cui quello che ho appena citato sul registro unico che è fondamentale, altri sono di notevole importanza. Diciamo che in questo momento la riforma è un cantiere aperto, c'è da prevedere che probabilmente la cosa decolli all'inizio del 2019 e entro poi l'estate, il 3 agosto 2019, soprattutto le vecchie onlus, le vecchie associazioni di promozione sociale e gli organismi di volontariato dovranno chiedere l'iscrizione appunto entro il 3 agosto 2019, alcune in realtà passeranno automaticamente, le onlus dovranno chiedere l'iscrizione e quindi in quel momento, adeguati gli statuti, avremo il decollo vero di questo di questa diciamo ripartizione del mondo non profit che si chiamerà terzo settore. Senta, un'altra cosa, lei ha citato prima, dice alcuni passeranno automaticamente come le associazioni di promozione sociale, no? Oppure quelle di volontariato, ma per quanto riguarda la rivisitazione degli statuti si dice che il periodo slitterà al 3 agosto 2019, corretto? Sì, i decreti correttivi usciti recentemente hanno spostato il termine al 3 agosto 2019 e quindi, come dicevo prima, questo sarà un passaggio fondamentale. Ecco, voglio precisare che il Consiglio Nazionale da questo punto di vista sta iniziando un'operazione di pubblicazione, di redazione di statuti tipo e comunque di regole di adeguamento degli statuti che potranno essere utili ai colleghi che vorranno affrontare queste tematiche. E che quindi metterete a disposizione sul vostro sito? Certamente, del Consiglio Nazionale. Grazie dottore. Prego, grazie a voi. E do il benvenuto al professor Adalgiso Amendola, docente ordinario dell'Università di Salerno di Economia. Di Economia, sì, io insegno Economia Politica e da tanti anni insieme ad alcuni colleghi abbiamo un centro interdipartimentale che studia in particolare il non profit e quindi quello che oggi si chiama il terzo settore dell'entrata in vigore del codice del terzo settore. Senta, quindi una domanda di obbligo, lo sviluppo del terzo settore, degli enti no profit in questi territori campani? Allora abbiamo due considerazioni da fare, la prima è che come proverò a dire anche nell'intervento di oggi, lo sviluppo del terzo settore è fondamentale perché rappresenta, diciamo così, al pari del mercato un'istituzione che può favorire la crescita economica proprio nelle aree in ritardo di sviluppo come il Mezzogiorno. Questo è l'aspetto positivo, quindi bisogna lavorare per accrescere questo settore. L'aspetto negativo è che la Campania è l'ultima regione in base al rapporto tra numero di volontari e abitanti. Quindi purtroppo siamo una regione che pur avendo una grande presenza di organizzazioni non profit in rapporto agli abitanti è ancora poco sensibile alla importanza di lavorare anche per gli altri. Grazie. E ho qui il presidente Luigi Pagliuca, tra l'altro il presidente della Cassa dei Ragionieri. Benvenuto. Buongiorno, ben trovati anche voi.
Allora senti, una domanda che vogliamo sapere tutti, vogliono sapere tutti i ragionieri d'Italia, come va la nostra cassa? La cassa sta andando particolarmente bene, abbiamo risolto tanti problemi nello scorso mandato, adesso ci sono ancora alcuni problemi particolarmente ingombranti e persistenti. Fra questi sicuramente la gestione immobiliare, perché con diciamo, il crollo del valore degli immobili la nostra cassa, che era particolarmente investita negli immobili, ha sofferto parecchio. Noi però stiamo facendo un attento lavoro di rivalorizzazione degli immobili e ovviamente uno dei premi più grossi invece è quello dei crediti nei confronti dei nostri colleghi, perché con l'arrivo della crisi, con l'acuirsi della crisi, la prima cosa che si pensa è non pagare la cassa. Il messaggio che vorrei mandare a questi colleghi è che quando non si pagano i dipendenti, il problema del dipendente, quando non si paga la banca, il problema della banca, quando non si paga la cassa, il problema è dell'iscritto, perché poi quando si tratterà di dover prendere la pensione, quando non sarà più in grado, il non aver versato i contributi pagherà il prezzo più caro, ovvero sia non si avrà diritto ad avere la pensione. E vorrei intervistare, cari amici, un collega, un giornalista, il giornalista Alessandro Galimberti, del Sole 24 Ore, redazione Norme e Tributi, ok? Nonché presidente dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani e dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Benvenuto. Grazie, tutto corretto fino a questo momento. Moderatore di questo evento, il terzo settore, perché è così importante socialmente, soprattutto è importante anche il ruolo del commercialista? Ecco, permettimi innanzitutto di dire che sono molto contento di tornare a Salerno, dove periodicamente mi capita di moderare convegni importanti come quello di oggi, non solo per il numero e la levatura dei relatori, ma anche perché con molto senso della notizia e dell'opportunità parla di un settore che per troppi anni ha scontato un pregiudizio negativo. Si è sempre considerato il terzo settore come giustamente come qualcosa inerente al volontariato, in realtà rappresenta molto di più. Anche la riforma entrata in vigore l'anno scorso col codice del terzo settore e il correttivo del mese scorso che l'ha riportata all'attualità, fa i conti con un movimento che ha 335.000 enti e 900.000 persone direttamente impegnate a lavorare, con un giro, non dovremmo chiamarlo così, ma con un movimento di affari di notevole importanza. Ci sono tante novità, tante nuove opportunità, specialmente per un'economia in forte sofferenza come quella italiana, anche dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'imprenditorialità e dei servizi erogati. Io credo che oggi fare un evento di questa levatura in una città importante come Salerno, c'è un grande senso dell'opportunità, un grande senso della notizia e un grande impegno, e io quindi sono molto contento di essere qui oggi. Senti, cosa ti senti di dire ai presidenti che hanno, al presidente di Salerno, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno, Salvatore Giordano, e soprattutto anche a quello di Perugia, il professore Andrea Nasini, per aver aderito a questo convegno anche di aggregazione tra colleghi? No, io scopro una cosa molto bella, che c'è sul nome, sulla ricorrenza di un santo, si formano anche queste alleanze di ordini, di colleghi impegnati tutti, peraltro, direi così, in perfetta armonia con la ricorrenza, molto nel sociale. Mi sentirei di dire che, ripeto, hanno avuto un'iniziativa molto importante e di convincere i colleghi, e penso che sia anche lo scopo della giornata di oggi, che dentro il terzo settore c'è bisogno, c'è grande volontariato, grande trasporto, ma c'è bisogno anche di grande professionalità per eliminare quelle piccole frange di, diciamo così, di abusivato, ed è un settore che può dare molte soddisfazioni anche alla professione, molto lavoro ai giovani e fornire tante nuove. Bene, cari amici di Fiscal News, voglio chiudere con il segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili. Per noi appunto la rubrica è proprio quella fiscale, è stata croce e delizia. Per tanto tempo è stata effettivamente una delizia, un'opportunità, però poi alla fine, soprattutto nell'ultimo decennio, ha prevalso il peso degli adempimenti rispetto a quelli della consulenza. Ma il commercialista, oltre ad essere un soggetto che svolge adempimenti, è un soggetto che fa soprattutto consulenza, certamente fiscale, ed è qui la rubrica, però fa consulenza aziendale, consulenza societaria, consulenza finanziaria. Allora a settori così rilevanti, perché sono rilevantissimi, parliamo di 70 miliardi di volume d'affari, di 800.000 dipendenti, sono il presidio di alcuni segmenti come il sociosanitario, l'assistenza agli anziani, il turismo, la cultura, sono
affidati a questo settore rilevantissimo, dove i commercialisti, spesso i soggetti, chiedono di essere assistiti ed i nostri o revisori o consulenti cose lo dovranno sempre più svolgere. È chiaro che questi soggetti devono strutturarsi ed essere più dimensionati, per inciso corrispondere adeguatamente i compensi alla nostra categoria. E adesso andiamo a visitare Salerno e i suoi dintorni. In programma la visita al Duomo, alla Cattedrale di San Matteo, appunto nel centro storico, nel cuore di Salerno, e poi chiuderemo con appunto il nostro ingresso, un assaggio d'obbligo che è quello dei dolci tipicamente napoletani e quindi della cultura campana, soprattutto in particolare del babà. Grazie per l'ascolto e seguiteci su TEF Channel. Grazie. E Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». La festa di San Matteo a Salerno, il 21 settembre di ogni anno, è un evento che da secoli aggrega coscienze, menti e cuori in un palpito di identità. San Matteo, patrono dei commercialisti e anche della città di Salerno. La Chiesa lo onora come martire. Don Michele, ce ne parla? Noi siamo particolarmente, veramente contenti e fieri di avere noi di Salerno come patrono, prima di tutto il grande apostolo, uno dei dodici, catturato, no, diciamo, dall'amore di Cristo, che con uno sguardo e una parola lo ha affascinato, per cui quest'uomo Matteo ha rinunciato a tutte le ricchezze e le prospettive umane per preferire donarsi e annunciare per sempre, fino al sangue, dopo averlo scritto con l'inchiostro, ecco, l'amore di Gesù. Matteo era un esattore delle imposte, dalle montagne alle coste, odiato dalla gente dei villaggi, lasciava il segno ai suoi passaggi, poi l'incontro che stravolge la vita. Nostro Signore, in una sua sortita, «Seguimi», disse con dolcezza. Lei vi lasciò ogni sua ricchezza e andò per le terre a evangelizzare, con il nome di Matteo iniziò a predicare, apostolo alla mensa di Gesù e tramanda ai posteri il tempo che fu, scrivendo con precisione di particolari il Vangelo che oggi si legge sugli altari. Terminò la sua vita in Etiopia, la sua anima salì in gloria, le sue spoglie, dopo un lungo peregrinare, a Salerno si fermarono a riposare. Nella cripta del Duomo dormanno, coi fedeli all'alzata del panno, la devozione dei pescatori e le paranze dei portatori. Molti ironizzano per le due facce, ma sono a protezione delle minacce, al popolo salernitano che l'adora nella buona e nella cattiva ora. Salerno è mia e la difendo io, intercedendo per noi davanti a Dio. E nella festa tra il sacro e il profano, tra fuochi, luci, preghiere, e lui, il sovrano. Un babà o la scazzetta? Il babà prima. È bellissimo, è la verità. Poi una principessa francese l'ha portata a Napoli. Infatti a Napoli c'era Gioacchino Rua, che era il governatore di Napoli. E i napoletani hanno intelligentemente hanno copiato questo dolce, però è la verità, è un dolce polacco. Favola, leggenda o verità? L'origine del tradizionale babà. In Polonia, un sovrano goloso di panettone e rum odoroso. Una distrazione e la bottiglia cade con il rum che il panettone invade. E il risultato dell'imperizia è la nascita di una delizia. Piace tanto il connubio all'incoronato che da allora il panettone è bagnato. Raddoppiando la B entra nella tradizione sotto il Vesuvio a pranzo, cena e colazione. Ed è tale la sua squisita bontà che ad una persona dolce si dice sinu babà.